Ingegner Sergio Limone, e siamo qui con lei oggi per ricordare una straordinaria macchina, l'Alfa 155 V6, che ha corso e vinto il DTM. Come è nato questo progetto? Beh, il progetto 155 nasce con il ritiro della Lancia dai rally, perché la scelta della direzione Fiat è quella di impiegare tutte le forze disponibili per reclamizzare il marchio Alfa Romeo, quindi Abarth e Alfa Corse, la prima per la parte vettura, la seconda per la parte motore, vengono indirizzate sul progetto base della 155. Questo avviene fine 90, il giorno dell'omologazione della Delta del Deltone. Abbiamo dedicato il 90 a fare, diciamo, lo sviluppo della vettura. Il 92 abbiamo fatto con la 155 GTA il campionato italiano, giusto per rodare la squadra, acquisire conoscenza sulla quattro ruote motrici di impiego in pista, e nel 93 ci siamo buttati a tuffo con la 155 V6 TI nel campionato del DTM, che aveva un nuovo regolamento per permettere alle vetture a trazione anteriore, come era appunto la 155, di partecipare anche nella versione quattro ruote motrici. Quali erano le caratteristiche salienti della 155? Sicuramente a trazione integrale, poi era anche molto potente, eccetera. Beh sì, è un ottimo motore, concepito dal Ligier d'Agostino, che ereditava alcune caratteristiche del motore V6 dell'Alfa, quello disegnato da Ligier Busso. Caratteristica fondamentale era la trazione integrale, che ha permesso alla vettura di essere estremamente competitiva e vincente. È anche stato il risultato di un grosso sforzo organizzativo da parte della squadra Abarth più Alfa, nel senso che abbiamo lavorato tutto l'inverno pancia a terra con due prototipi, con due macchine, percorrendo, se non vado errato, circa 4.000 km di prove su autodrome, che non è uno scherzo, pensando quanto materiale serve per alimentare queste prove. Direi che il risultato ha dimostrato veramente una competitività che noi per primi e soprattutto la Mercedes non si aspettava. Questa è sicuramente stata una bella sorpresa per noi. Credo che andare in Germania e battere la Mercedes in un campionato come il DTM fosse, come dire, impegnativo, anche difficile da un punto di vista ambientale. Sì, anche se devo dire che eravamo un'organizzazione molto Alfa Corse, che curava la squadra, era basata a Milano, era veramente eccezionale dal punto di vista organizzativo, cioè andavano su e giù, non abbiamo mai avuto una base fissa in Germania, ma ci siamo sempre partiti da Milano e coperto la Germania con i bilici, andando su e giù diciamo che abbiamo saputo italianizzare il campionato, anche in un certo senso, come fosse stato un campionato italiano. Lei era al muretto quando c'è stato il famoso episodio Nannini-Ash. Come lo ricorda? Non lo ricordo perché io ho fatto solo le prime gare e, come sempre, non cerco di non andare alle gare, specialmente quelle di circuito, perché soffro troppo. Quindi non l'ho visto per televisione. Direi che la reazione umana di Nannini a uno che gli ha fatto perdere il campionato, per cui si può anche capire. Avevate una coppia di piloti veramente eccellente, cioè Nannini e Larini, come li ricorda? E sicuramente hanno contribuito anche molto allo sviluppo. Beh, diciamo che io ricordo particolarmente Larini. Con Nannini ho fatto pochissime prove. Io mi sono occupato sempre dello sviluppo della DTM, perché ho lavorato tantissimo con Larini, che è stato quello che ha messo il là definitivo alla vettura. Giorgio Francia si è occupato dei primi passi, della sgrossatura, di
trovare l'affidabilità, l'equilibrio generale. Poi l'ultima parola aspettava Larini, che ha lavorato con noi sempre con tantissimo impegno. Nannini l'ho conosciuto a qualche gara, non ha bisogno del mio commento per vedere definita la sua dimensione di pilota. È sicuramente un ragazzo simpaticissimo, era un ragazzo, adesso non è più un ragazzo, ma comunque era allora un ragazzo simpaticissimo, e la coppia ha funzionato benissimo, ecco, in quel campionato. Cosa poteva ancora migliorare nella 155? Ma non era problema, cioè, i miglioramenti li abbiamo introdotti poi via via negli anni che sono seguiti, perché è cambiato il regolamento, per cui noi abbiamo sempre seguito l'evoluzione. Nel 93 siamo stati vincenti, nel 94 la macchina era molto competitiva e ha vinto più gare, però ha perso il campionato per problema forse di mancanza di ordine e scuderia. Il 95 è stato un po' un disastro, perché Mercedes, che chiaramente essendo tedesca giocava in casa, ha tardato tanto la definizione del regolamento, che prevedeva sospensioni libere. Quando siamo partiti a ottobre a disegnare la vettura, che poi ha girato a gennaio, siamo arrivati col fiato corto a Hockenheim. Le vetture gara sono state finite nei box di Hockenheim, quindi uscire con la vettura ancora grezza, non personalizzata, già ci è costato molto. La vettura, abbiamo tribolato tutto il 95, e poi viceversa la vettura 96, che è un'evoluzione della 95 con dei concetti ulteriormente sviluppati, tipo il serbatoio della benzina con funzione strutturale portante alle spalle del pilota, praticamente era una parte di Formula 1 infilata dentro, che sosteneva anche il differenziale posteriore, quindi una struttura in composito portante. La vettura è stata estremamente competitiva, poi per mancanza di forse di gioco di squadra, poi le gare si vincono e si perdono. La vettura non è stata un disastro dal punto di vista delle prestazioni, è stata giocato il suo ruolo, ecco. Si parlava poi di un'evoluzione ancora per l'anno successivo, non c'è stata, perché le direzioni di GM, Mercedes e Fiat, che guidava l'Alfa Romeo, hanno deciso di sospendere il campionato per eccesso di costi. In effetti, con solo tre partecipanti, ognuno si doveva occupare per avere un plateau decente di 8 vetture, era un massacro dal punto di vista dei costi dell'organizzazione. Bisognava fare dei team satelliti, quindi i costi andavano alle stelle per un campionato che, non dimentichiamolo, è sempre stato un po' osteggiato dalla FIA, che vedeva una forte concorrenza alla Formula 1, quindi ha cercato sempre di tenere il campionato low profile, la stessa volontà dei tedeschi di farlo diventare non più DTM ma ITC, International Touring Car Championship, è stata ostacolata. È stata la fine di un campionato, poi gli diciamo. Poi sospeso, si è passati alla D2. Ecco. Disegnare un'ultima cosa, c'è un po' un curiosito, a cosa si riferiva alla lotta di squadra nel 94? Ma lotta di squadra, che ecco, lotta di squadra è stato il fatto che è sempre Pianta da pilota, non ha mai imposto dei giochi di squadra, ha sempre lasciato i piloti liberi, quindi uno delle scelte che si poteva fare poi di fare un leader e gli altri tutti a giocare per lui. Era contrario alla sua indole di pilota, non hai mai fatto queste scelte, per cui alla fine ci siamo poi trovati tagliati fuori dal discorso pilota. Abbiamo vinto, mi pare, nel 94 è stato bene il campionato per squadre, neanche per marche, perché poi per squadre sì, cioè l'Alfa è stata quella più vincente come squadra. Perfetto, senta ingegnere, grazie mille per questo ricordo di questa macchina veramente favolosa. Ok, grazie, arrivederci. Arrivederci, ingegnere.